alcuni fogli di cera, la fiamma di una candela o di un fornello a spirito, i ferri da lavoro, sempre caldi, sono tre elementi insostituibili per permettere allo scultore di realizzare un'opera direttamente in cera, pronta per la fusione in bronzo. Con il calore della fiamma, i fogli di cera si piegano al volere delle mani ed assumono qualunque forma. I ferri caldi servono per saldare i bordi, impastare i piani e per approfondire certe cavità, tracciare i volti, le dita, i drappeggi. Questo procedimento immediato conferisce all'opera freschezza di segno e grande vitalità ed è possibile solo per sculture di piccole dimensioni, i bronzetti. La cera, prima della fusione, viene riempita e ricoperta dal luto, che racchiude anche i getti, i quali, dopo la cottura dell'asinone, faranno strada al bronzo fuso. Il bronzetto di media o piccola dimensione non è riduttivo, se così è stato pensato e voluto dal suo autore. È importante come un bronzo grande. Ogni opera è compiuta in sé, quindi esiste solo nelle misure, nei volumi e nella proporzione in cui è stata realizzata. Il pantografo che ingigantisce una piccola scultura ne altera e snatura l'idea prima e genera un falso. Dalla forma in gesso il fonditore cava la cera, spessa circa un centimetro. Lo scultore va in fonderia e con dei ferri caldi ritocca tutta la superficie. Un giorno, mentre lavoravo, è arrivata questa cavalletta e si è posata qui. Con un procedimento che non dico, l'ho trasformata in bronzo e l'ho fermata per sempre. Problemi di statica, quando la massa è preponderante rispetto alla base, come in queste due figure, è indispensabile che l'appiombo sia perfetto. I piani, queste asperità che vibrano con la luce e creano gioco di ombre. Così sottolineo la drammaticità di quest'opera.
I piani tesi e perfettamente modellati danno alla scultura una linea senza interruzioni. Con la carta a spoltriglio ravvivo il colore e ottengo una superficie setata, sensibile alla luce, anche piacevole al tatto, chiusa in sé, come un uovo. Dal tronco di noce ho ricavato una forma in gesso e realizzato questo bronzo. La cosa interessante è che rimane nel bronzo il ricordo del legno. In gesso un ragazzo con la chitarra. Per un impulso irrefrenabile ho levato la testa, poi le gambe, le braccia, il torace, ho lasciato solo le mani e lo strumento. Così quest'opera rimane la sintesi più incisiva e originale. Con i ciselli posso modellare il bronzo, cioè cesellare e ottenere delle raffinatezze precisando il disegno degli occhi, delle labbra, dei capelli. Per incidere sul bronzo un nome, una dedica, la firma senza alterare il carattere della mia scrittura, ho una sola possibilità: scrivere direttamente sulla cera con una punta calda prima della fusione. Diversamente userò questo scalpellino e con grande pazienza otterrò lettere regolari a stampatello. Thank you.
aggiunti e modellati in fonderia, direttamente in cera, poco prima della fusione naturalmente. Ciò mi ha permesso di sottolineare l'immediatezza e il dinamismo del volo. La forma in gesso o in silicone custodisce il negativo dell'opera. L'autore, operando sulla cera alcune variazioni sul tema, potrà ottenere nuovi esemplari ed eviterà l'inutile replica dello stesso soggetto. Qui il negativo dell'opera, per uno strano effetto ottico, dà l'impressione, pur essendo completamente vuoto, di avere volume e spessore come se fosse in rilievo.